Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video da Top Football e oggi ragazzi parleremo di vicino alla Lazio, scusate. Però prima di iniziare il video vi dico di lasciare un bel like e iscriversi al mio canale con la campanella attiva per non perdere nessun altro video e se volete commentate il video per vedere, cioè cioè come posso dire. Vabbè, per dire la vostra opinione su di questo acquisto della Lazio, Vecino. Allora, parliamo di Matias Vecino. Matias Vecino è un giocatore dell'Inter, però è stato svincolato. E è un ragazzo in questi anni aveva giocato poco con l'Inter. Diciamo, ragazzi, Vecino, ricordiamo che aveva segnato un gol contro la Lazio nella stagione 2017-18 e ha mandato via la Lazio dalla zona Champions e ha portato l'Inter in zona Champions col suo gol. Vi ricordate Lazio-Inter nel 2018, sì, nel 2018, 2017-2018 in quella partita, ragazzi? Cioè, è una partita incredibile. Io non ci credevo, ragazzi, non credo. Cioè, non ci avevo creduto, ragazzi, è una partita incredibile che l'Inter col gol di Vecino mandò la Lazio in Europa League al quinto posto. Quindi, ragazzi, è molto, molto storica praticamente questa partita dell'Inter, un po', perché ragazzi ha mandato. Perché l'Inter con la sofferenza è andato in Champions. E poi perché in quell'anno con Spalletti aveva fatto l'anticalcio, non giocava benissimo il calcio perché sei al quarto posto e poi arrivava a pari punti con la Lazio nel 2017-2018, ragazzi, diciamo, è un po' sofferta, ragazzi, la stagione dell'Inter, eh. Comunque Vecino, ragazzi, 4 anni fa, ragazzi, era molto, molto, cioè, non era molto forte, ma era reputato un buon giocatore, ragazzi, un buon centrocampista. Però alla fine, ragazzi, cioè nella stagione con l'Inter, ragazzi, è un po' calato e aveva fatto tanti anni in panchina e diciamo non aveva fatto per niente bene e insomma, ragazzi, insomma, il Vecino deve giocare. Quindi la Lazio prende. Allora, comunque, parlando di Vecino, ragazzi, secondo me non è un miglioramento. Secondo me forse sarebbe il sostituto di Akpak Pro che è andato via dalla Lazio e anzi ha ceduto la Lazio a Akpak Pro e quindi la Lazio manca un sostituto di Akpak Pro perché praticamente ci serve la panchina, cioè serviva la panchina alla Lazio. E niente, ragazzi. Comunque la Lazio prende a zero. E che devo dire? È un bel acquisto, ma non è un miglioramento secondo me. Ma la Lazio, secondo me, sarebbe un po' da Champions. Perché, ragazzi, la Lazio ha fatto ottimi colpi. Ha preso Casale, ha preso Romagnoli, Marcos Antonio, Cancellieri. Che non so chi è, però penso che sarebbe, secondo me, sarebbe la sorpresa del campionato. E poi. Poi che hanno preso Gila, ragazzi, che praticamente nelle amichevole ha dimostrato di essere un giocatore, un buonissimo giocatore, ha giocato benissimo nelle alcune amichevoli, però vabbè, ragazzi, anche se le amichevoli contano davvero poco, però dai, ma almeno, ragazzi, la soddisfazione dei laziali, vedere giocatori che giocano bene, ragazzi, ci può stare, insomma. E però la soddisfazione dei giocatori praticamente si vanno sul campo in campionato. Insomma, comunque Vecino non è un miglioramento, ma praticamente se andava via Milinkovic-Savic, cioè prendevi come un giocatore come Vecino, allora, ragazzi, era un grandissimo rischio. Però vediamo, ragazzi, vediamo in avanti cosa farà la Lazio. E niente, ragazzi, anche per oggi è tutto. Vi dico, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questo acquisto. E niente, ragazzi.
Anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate il like a questo video, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video, bella!